vere e proprie creazioni artistiche ad impreziosire la città, colori, emozioni. Al Via Ruvo di Puglia la seconda edizione di Luci e Suoni d'Artista. Il tema di quest'anno è la vertigine e l'equilibrio. Tutto così prende forma e vita lungo le piazze e le vie del centro storico ruvese. Acrobati realizzati in rete metallica camminano sulle funi in piazza Matteotti. Grandi pesci luminosi sguazzano lungo via Alcide De Gasperi, piazza Menotti Garibaldi e via Vittorio Veneto. Figure aeree di danzatori popolano via Cattedrale. E ancora, passando sotto le installazioni delle campane lampanti predisposte in piazzetta Fiume, sarà possibile farle suonare e ascoltare dunque dolci melodie. Un progetto che produce bellezza, i corpi luminosi, tutta questa realizzazione che gioca sulla vertigine, sul senso di equilibrio e disequilibrio, riflette una spiritualità profonda. Quindi è un progetto che esalta il senso di questo periodo profondo e nello stesso tempo fa comunità, fa relazione. È un modo di riappropriarsi delle piazze, dei beni pubblici da parte di tutti noi. La città siamo noi e questo progetto lo dice in maniera chiara. Un progetto importante che fa comunità. Dietro la realizzazione delle luminarie, infatti, si cela l'impegno dei cittadini. Siamo partiti da una direzione artistica, che è quella di Vittorio Palumbo. L'abbiamo condivisa con un gruppo di creativi, di giovani creativi ruvesi, e poi abbiamo aperto alla città intera, che ha risposto con entusiasmo, con energia, con impegno. Un processo meraviglioso di condivisione, di comunità. Una grande famiglia che prepara opere d'arte che valorizzano ancora di più questa bella città. Tra le tante esibizioni pensate per inaugurare la seconda edizione di Luci e Suoni d'Artista 2017 spicca quella di Nico Gattullo, danzatore acrobata aereo di fama internazionale. Forme sinuose e leggiadre, delicatezza e leggerezza nei movimenti, ali spiegate verso il cielo, a fare da sfondo alla sua esibizione la splendida cornice della cattedrale romanica. Nico Gattullo torna nella sua città di origine e lascia tutti con il fiato sospeso. L'emozione è grande, soprattutto se consideriamo che appunto ho fatto esibizione davanti alla cattedrale di Ruvo di Puglia, che personalmente, nonostante ho girato l'Italia, ho girato l'Europa, rimane per me uno dei più bei monumenti che abbiamo in Italia e secondo me anche all'estero, quindi allargando il discorso. E era un mio desiderio fare esibizione davanti appunto un simbolo così importante per Ruvo.